Ma? Oh no, io già lo so che ti distrugge. Bro, ma credi tantissimo in me. Oh, non ci credo. Hai durato poco. Verso l'infinito. No, no, no. Siamo un vero team, Tony. Io Mino. Io Mino. Io qua e io là. Io quando e come ti va? Io Mino. Ma soprattutto vi ricordo che se inserite il codice Shico in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni. Io Mino. Comunque Tony è rimasto senza capo del team e ho un po' di cose molto importanti di cui parlargli. Ciao Tony. Bella. Ragazzi, oggi ho invitato Tony per un motivo molto ma molto importante. Tony, sei rimasto senza capo del team. L'ho visto dalle storie, purtroppo. Mi sa che adesso sei un po' sprecato in quel team, dato che a quanto pare il nuovo capo è Zeta, da quanto ho sentito. Wow. Vabbè, comunque io, ragazzi, sono convinto che il capo in un team è una cosa molto ma molto importante e secondo me gli ex adesso hanno perso un po' la strada, quindi ho pensato: perché non fare la sfida contro Shane? Quindi raga, in questo momento si stanno sfidando, voglio vedere se è più forte Shane o Tony. Shane ha preso le botte però. Loro senza capo non possono battere noi, bro. Cioè non hanno un capo. Ma Shane! Bro, cioè, cosa devo fare? Guarda. Batterlo! Cioè, gli ex non vuol dire nemmeno più nulla. Il capo degli ex, ex capo degli ex. È un ex capo degli ex. È negli SG ora. Ex capo degli ex. Ma vediamo un po' come gioca Tony, raga. Vediamo un po' se è forte e se merita qualche proposta interessante. Oh, cavolo! Bro, ma Titta, nemmeno te ne accorgi. Oh, buono. Ok, l'hai messo in difensiva, bravo. Tony, immagino che negli ex in questo momento ci sia un casino impressionante. Gente che non sa dove andare, tutti confusi, giusto? Un po' sì. Beh, Diego alla fine ha fatto la scelta giusta, ha scelto il team migliore. Ma Shane! Cosa? Sei stupido! Ma che devo fare, bro? Non posso giocare come voglio perché mi prende tutti i muri. Non devo solo correre. Devi vincere! Dai, ti fai distruggere così! Ma ti fa sempre gli stessi picchettini e ti distrugge! E niente, ragazzi. A quanto pare non c'è bisogno di un capo del team. Basta essere bravi e basta. Bravo! Shane, guarda che ci stiamo giocando l'onore in questa battaglia. Dai, puoi... Sì, bro, l'onore. Puoi perdere 3-0 contro un XXX. Andiamo in build. Tony, ho una proposta per te e è una proposta molto importante. Ma prima voglio vedere un po' di build. Iniziamo fra 3, 2, 1, via. Vediamo un po' la tattica di Tony per salire, che di sicuro ti prende l'high ground in due. Oh mio Dio, bro. Avrà già il quadruplo del tuo ground, io già lo so. Oh no, io già lo so che ti distrugge. Ok? E invece no. Bro, ma credi tantissimo in me. Bro, no, no, allora ti spiego perché prima mi hai fatto credere che Tony fosse molto più forte, però sei in high ground. Eppure Tony è veloce a salire. Guarda, però è dita velocissimo. Eppure non so cosa fare. Oh, non ci credo! Raga, vi ricordo che la build è una! Shane, tu sei molto forte in build. Da quando? Sei scarso in tutto. Mamma mia, ti odio. Attenzione, vediamo Tony che prova a prendere l'high ground. Vince Shane le build. Cavolo. Beh, a quanto pare Diego non sarebbe fiero, però comunque non è più nel tuo team, dato che Diego è negli SG, Tony. Meglio Diego con noi negli SG. Oh vabbè, Zeta, Ascuma, chi è che c'è che avevi detto? Quelli lì, dai. Oppure Diego negli SG. Ho un po' di cose di cui parlarti. Andiamo in pubblica, fate lo spareggio, io faccio lo spettatore. Ragazzi, mi intro metterò anch'io nella partita, ma le mie kill non valgono perché la sfida è tra voi due. E nel frattempo io ne approfitto per parlarti di una cosa importante, Tony. Inizierei, Tony, ad andare a Siepi. In realtà voglio parlarti di una cosa specifica. Voglio farti una domanda. Quante competizioni hai fatto tu, Tony? Ultimamente poche, perché ho smesso di giocare a Fortnite. Ok, quindi hai smesso di giocare. Però sì. Sei forte meccanicamente. Sì, ho ripreso da due settimane tipo a giocare.
Però, dato che non hai un capo del team, non sei incentivato a fare delle competizioni. Oh sì, però quelle posso fare anche... No, ma bro, allora ti spiego. Sai qual è il problema? Che tu sei molto forte meccanicamente. Però, bro, ti manca la motivazione. Ti manca qualcuno che possa dirti: Tony, tu ce la puoi fare. Beh, quello è vero. Cioè, alla fine, se sei bravo solo a giocare, ma poi non hai nessuno che ti spinge, che ti aiuta, che ti dice inizia a fare le competizioni, non hai nessuno con cui fare team. Cioè, guarda Shane, tu adesso hai voglia di fare competizioni, vero? Ma nessuno ti fa per me. Io? Non è vero. Bro, quando fai le competizioni ti fo tantissimo. Beh, comunque Tony, Z non mi sembra la persona giusta. Diego ti motivava? Sì, mi motivava Diego. Esatto, quindi io, Shane, vero che motivo tantissimo per le competizioni? Sì. Ripetilo più convinto, per favore. Certo, bro. E Diego, Tony, motivava per le competizioni, giusto? Sì. E guarda caso ci troviamo entrambi negli SJ. Che cosa ti fa pensare questa cosa? Non lo so, sinceramente. Ma io fossi in te, pensierino. Poi, cioè, non lo dico per me, perché a me alla fine non cambia. Abbiamo già un sacco di player molto ma molto forti in SJ. E cioè, è più per te, bro. Ti sto praticamente facendo un favore. Io ho pensato a te e ho detto: mi sento in colpa perché Diego se n'è andato così, ha lasciato tutto in mano di Z. Z, vabbè, fortino, neanche poi tutto sto player. Vabbè, comunque non è per niente male. Però, ragazzi, tra l'essere forti ed essere il capo di un team è una cosa molto diversa. Giusto, Shane? Che cosa ne pensi? Che non si può essere entrambi. Cioè, se Z prima di Diego era un membro del team, quindi giocava, mi sa che... Non puoi diventare non va il molto, capo. Esatto, non puoi diventare un capo. Cioè, è diventato un capo perché era una situazione un attimo così provvisoria. Esatto, cioè... Non credo, cioè, ragazzi, ve lo immaginate Shane come capo degli SJ? Ma guardate che faccia. Tony, se vuoi puoi entrare negli SH. Che cosa sono gli SH? Gli Shanini, è il mio team. Ma che cavolo è? Nemici! Dove? Arrivo dal tiro a mano. È il migliore, bro. Dato che supporto il team in tutte le occasioni, vengo a darti una mano. L'ho ucciso. È durato poco. Non so. Passo a prendere. Bro, non fai idea. Guidare me, che guido sempre io. Ma guido sempre io nei video. Ma guarda, non è... in la macchina è... Va bene, guidi te solo perché giochi tutto il giorno a Rocket League, to. Andiamo dritti dai nemici, ti faccio vedere come si fa negli SJ, guarda. No, mi sa che i nemici sono venuti dritti noi. Chi devi dare scatole? Sono già morti tutti? No. Andiamo a prenderlo in macchina, SJ. Sì, SJ, SJ. Tony, vieni in macchina, dai. E io sono ex Shane. No, tu sei un pisellino. Dove sono gli altri nemici? Guardate, ragazzi, ecco. Come funziona, guardate come si investe un nemico. No. Oh mio Dio, eccoli. Aia. Sono un po' tanti, bro. Mamma mia. Oh! No, mi ha tolto cuore. Guarda Tony, ma guarda, no, che bro, capo team. È one shot. Ma che capo team? Guarda io. Ora che scendo le scale sarà già esatto, diversamente vivo. Tu sei il co-capo team, no? Perché il co-capo team? Perché Diego mi ha detto che era diventato lui il... No, non è diventato lui. Diego è un membro. Su Instagram mi ha detto così. Ma non è diventato il capo, lui che vuole prendere. Lui è diventato il capo. Non è il capo. No, allora, ascolta, non ascoltare Diego. Oddio, oddio. Oddio! Un po' di build! Oh mio Dio! Raga, ma muovendo il mouse verso l'infinito! No, no, no! Addio, addio, amici, Deva, addio. Oh, normale, giustamente cadi da 7 di grattacieli e ti fai un po' di danno alle gomme. Facciamo un video così. È bellissima questa roba, avete buttato via 800 mazz. Ma è sì, la cosa più bella del mondo. Raga, 10.000 mi piace, facciamo una build spritz bricks con le macchine. No, come in IRL. Buildate, è il push con la macchina. È il push con la macchina. Io arrivo in AIG. Non ho tanti materiali. Headshot. Prova a scappare, lo lasero con la R. Capo team migliore d'Italia, attenzione. Il suo compagno prova a scappare. Ignaro dalla sorte che gli sta per toccare. L'hai fatto pure rima. Io li faccio puzzare tutti. No. Aia, ho 3 di vita, raga, aiuto. No, mi ha fatto puzzare lui. Shane, sei l'unico del team SJ vivo. Quelli morti siamo io e Tony. Da bravo capo team lo resterò io. Vai, bro. Ci provo. Tony, aspettami, arrivo a salvarti io, tranquillo. Non ho killato tutto il team, quindi adesso mi voglio. Sono qua dietro. Tony, ci penso io, tranquillo, davvero, bro. Cioè, sai che puoi contare su di noi. Siamo un vero team, Tony. E adesso da vera squad dobbiamo vincere. Distrutto. Ah, 170.
L'ho distrutto, sì. Tranquillo. Morto. Uno è qui, lo sento. Ah! Bravissimo. Ok, ragazzi, tranquilli. Esatto. Ci penso io all'ultimo. Ma dietro quella roccia, aspetta che lo tiro dentro alla safe. Mi metto un po' di ansia da puzza. Guarda, l'ho sparato verso di te, bro. Raga, ultima kill con l'arco. Pam! Ultima! Pam! Mamma mia, bro, ma era fortissimo quel tipo. Ragazzi, a parte gli scherzi, Tony, ho una vera proposta per te. Vuoi entrare negli SJ? Non ci credo. Facciamo così, se questo arriva a 10.000 like. Sì. Lo dico nel prossimo video. Andata, bro, hai il tempo per pensarci, eh. Noi ti accoglieremmo a braccia aperte. Vieni qui, Tony. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, salutate. Bella. Bella.